guardi su brutto. Ciao a tutti da Mirko Debrone e da Luca Balduini. Ciao. Comincia anche la serie di interviste che con lo sport c'entra poco e nulla e i nostri fisici lo dimostrano. Esatto, io non sono proprio sportivo purtroppo, quindi. Io, ancora meno di te, sistemiamo qua, adesso siamo a posto. Ah, adesso siamo a posto. Allora, Quello che ha i capelli. capelli contro quello che non ha i capelli, ma che in compenso ha la barba. Sì, esatto, ma tanto i miei capelli non dureranno tanto, ve lo dico. Ti rasi? No, non ci No, credo. no, no, li perderò. Ah, ottimo. Vabbè. Allora, parliamo un attimo seriamente. Vai. Cosa ci fa in Milano? Cosa Tanto ci fa diciamo in la Milano? data, un attimo. 13 giugno. Non a caso il mio compleanno, grazie per gli auguri, ve lo dico adesso, ciao. Ok. Sono Milano per il tuo compleanno. Ovvio. Minimo. No, no, a parte tutto, sono a Milano per amici, per lavoro, per divertimento e per il suo compleanno. Ovvio, 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 minimo. Innanzitutto, hai fatto un bel giretto a Roma qualche giorno fa, Sì, delle sì. riprese, vabbè, solo da te, visto che sei il più informato. Sì, è stato di un Ci sta, progetto. se si può dire, Ancora non si ovviamente. può dire, di un Però si tratta progetto importante, sotto tutti i punti di vista. esatto, che si vedrà sul grande schermo, insomma. Ciao a te, Michael, vi occupate anche di video flash che Sì, vengono trasmessi dalla sua pagina e dalla tua. esatto, sì. Com'è nata l'idea di questi video flash? L'idea di video flash è nata dall'esigenza di caricare un contenuto che potesse piacere alle persone che visitano le nostre pagine senza però creare un video troppo lungo, troppo impegnativo che magari non so, dura 7 minuti e la gente non riesce a seguire. Questo per quanto riguarda Facebook, per quanto Il riguarda YouTube. famoso calo d'attenzione Esatto, che i esatto. primi minuti, i primi 2 minuti solitamente rimane, poi. Invece così se facciamo un video sotto il minuto che va su Facebook dove c'è un traffico pazzesco di persone, allora sei sicuro che la gente lo vede, Il insomma, famoso ecco. video eiaculazione precoce, quello. Esatto. Ok. Time out. Che Esatto. cavolata. Vabbè, chiedo scusa per la stronzata che ho sparato. Siamo appena a quasi l'una? No, più o meno 1,42, altro che quasi l'una. Vai. E vai. Tanto sei passato dal bel calduccio che c'è, bel calduccio che c'era a Roma. Aha. Esatto, sì, Ha perché un ieri po' di sera fresco, che meno male qua a Milano è arrivato, ci sta si è fatto il dando una. temporale ieri sera, quindi un pochettino Sotto tutti i punti di vista. sotto tutti i punti di vista. Diciamo una cosa. Non ci conosciamo dal 2010. Sì. E Noi siamo qui. Io me la ricordo ancora. Noi siamo qui. siamo qui, e siamo Siamo. ancora qui. E siamo ancora qui. Si è passati dal cantare al fare le registrazioni, le riprese video e si è passati praticamente dalla musica alla comicità, vogliamo dire così. Sì, dalle cose serie alle minchiate, praticamente siamo passati. Giustamente, sì. Com'è nata questa esigenza? Avete seguito un po' l'esigenza, il trend che c'era su Facebook e una motivazione, magari che non c'entra su Facebook, parliamo di social più che di Facebook. È nata più per esigenza e volontà degli utenti dei social di seguire cose più comiche che quelle musicali o perché hai voluto tu, parliamo di te, hai voluto tu fare un cambiamento radicale? Ma no, più che altro è stato un fattore quasi per gioco iniziato, perché sai, si vedevano i video, quella volta c'era, no, Wilwash era l'unico che faceva video su Yes. YouTube, allora si vedevano questi video che facevano parecchio ridere, allora abbiamo detto, ah, chissà, proviamo anche noi a fare qualcosina, tanto per, no? Così giusto per gioco, quindi attrezzature scarse, non sapevamo dove eravamo, giravamo, fa conto che giravamo i video nel mio garage, alla cazzo. Poi però, piano piano andando avanti, col fatto che gli utenti aumentavano, la gente seguiva, a quel punto allora ci siamo detti, ma comincia a funzionare, allora l'abbiamo presa sempre più seriamente, e adesso è diventato un lavoro. Per quanto comunque ancora siamo dei coglioni e ci divertiamo, ecco. Senti, pro e contro dell'utilizzo di YouTube soprattutto, quindi dei video a fare su YouTube rispetto magari alla televisione, che comunque rimane un canale molto utilizzato anche se internet prende molto piede. Sì, questa è l'epoca dove internet prende sicuramente più piede, anche se secondo me adesso sta esplodendo di più Facebook rispetto a YouTube per quanto riguarda il numero di utenti in Italia. Comunque, pro e contro, i pro secondo me è che su YouTube chiunque con una webcam può mettere il suo contenuto e farlo vedere, quindi chiunque ha una bella idea ha modo di presentarla agli utenti senza dover andare a una produzione televisiva, a chiedere sponsorizzazioni. Se uno ha passione e impegno, può tranquillamente farsi conoscere, diventare famoso, perché no? Il contro di YouTube, ma come contro, secondo me, l'unica cosa è che ci vuole una costanza molto, molto
forte nel fare video, nello sfornare contenuti di continuo, perché purtroppo YouTube è una piattaforma, a mio avviso, dove se produci molte cose sei in salita a livello di iscritti, di utenti, di condivisioni. Come ti fermi un attimo, ci metti un secondo ad andare giù, e magari per invece ritornare su, per rifidelizzare un'altra volta il pubblico, ci vuole del tempo. Quindi l'unico conto, tra virgolette, è che bisogna sempre avere costanza, costanza, non perdere mai la concentrazione. Se ti seguo il tuo profilo, seguo anche quello di Michael, vedo che gli utenti sono molto soddisfatti, contenti, divertiti di quello che fate. Alla fine, diciamo, è una cosa che soddisfa molto anche voi, soprattutto voi. Assolutamente, anche perché il motivo principale, da non dimenticare per cui abbiamo iniziato, è quello per divertirci e quello per far divertire le persone, perché a me onestamente quando mi arriva un commento o un messaggio di persone che dicono grazie per i video che fate, perché ci regalate un sorriso, ci cambiate la giornata, fa veramente molto molto piacere. Cioè, quindi quello è il fine ultimo per quanto mi riguarda, anche per Michael penso sia così, perché comunque si tratta di far divertire le persone, insomma, ecco, di regalare un sorriso, sì. Alla fine te lo dico per ultima domanda per chiudere, rimanendo sempre in tema YouTube, potrà sostituire la televisione entro 10 anni? Nel senso veramente portare tutto su internet, tutto sul web, tutto a portata di click? Io penso di sì, cioè ci vorrà un po', magari ecco 10 anni potrebbe essere la cifra giusta, l'arco di tempo giusto, però noto che c'è un grande afflusso di persone che dalla televisione stanno passando al web, aprono canali, aprono blog, non so, un esempio, Aldo, Giovanni e Giacomo da poco hanno aperto il canale YouTube dove hanno caricato tutti i corti, spezzoni di Sì, sono film, sketch presenti, sì, li vedo proprio. esatto, sì, quindi questo ti fa capire che anche grandi artisti della televisione e del cinema comunque si stanno spostando sul E web. si stanno adeguando. Le televisioni, le smart TV hanno tutte connessioni a internet con già YouTube integrato, quindi c'è la possibilità di fare gli hangout live, di seguire concerti, quindi io penso che la direzione è quella, 10 anni mi sembra un lasso di tempo adatto, ecco, per questa cosa. Abbiamo superato i 5, clamoroso! Però siamo sotto i 10, va bene, dai. Non è Grazie, eiaculazione precoce, ma grazie. mancata. Ok, siamo stati bravi. Noi vi salutiamo, Luca Balduini e Mirko Zebrone, e alla prossima. Ciao! Ciao ciao!